Ma glielo vogliamo fare un applauso a sto sindaco che ci fa una foto. Si apre con un applauso chiamato dal presidente biancazzurro Peppe De Cecco al sindaco. La conferenza stampa aperta ai tifosi per l'annuncio tanto atteso. Via libera alla trasferta di Foggia, almeno per 700 supporter con biglietto nominativo. Un miracolo diplomatico, ha sottolineato il presidente, dando atto al sindaco Mascia di essere riuscito in un'impresa quasi impossibile, visto che fino a lunedì il ministero definiva la partita ad alto rischio. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato in equipe, devo ringraziare la Pescara Calcio, devo ringraziare il prefetto Orrei, devo ringraziare il questore Passamonti perché si sono tutti spesi affinché si potesse ottenere questo risultato che tra domenica e lunedì sembrava assolutamente un miracolo da poter realizzare, e quindi miracoli accadono raramente. Ora è accaduto il miracolo, ringrazio il ministro Maroni personalmente. E qualcuno ha detto Albore Mascia come Tosi, io non sono leghista come Tosi, e come Maroni, però abbiamo avuto comunque anche un mondo dello sport favorevole. Dal sindaco e dal presidente anche un appello ai tifosi, è una chance irripetibile quella che ci è stata data. Se dovesse andare storto qualcosa per l'ordine pubblico sarà impossibile godersi l'ultima trasferta, quella a Marcianise o in campo neutro, nel giorno più atteso. Tutti dunque domenica si giocano la reputazione, società, tifosi, una città intera. Questa è veramente la prova d'appello, è l'ultima spiaggia, noi dobbiamo comportarci bene in trasferta, ognuno deve essere vigile sul proprio vicino, sul proprio tifoso vicino affinché non accada niente. Non dobbiamo rispondere a provocazioni, dobbiamo guardarci la partita, dobbiamo vedere il Pescara vincere, tifare la nostra squadra per avere poi la possibilità di andare a festeggiare tutti insieme un grande risultato a Marcianise o dove in campo neutro decideranno di farci andare.